i 5 Stelle governano alcune città d'Italia. Io vivo a Roma da tanti anni, ma vengo dal Livorno. A Livorno stanno governando e stanno facendo delle catastrofi. Un esempio tra i tanti. L'amministrazione di Livorno, sindaco Grillino, consiglio comunale Grillino, ha bocciato il bilancio che il sindaco aveva proposto al consiglio comunale. Livorno è una città senza bilancio. Pomezia, il sindaco incorruttibile, no, di Pomezia. Però un esempio tra i tanti. In giunta, il sindaco di Pomezia ha la sua fidanzata, che tra poco, gli faccio gli auguri, avrà un bambino dal sindaco. Sono casi di conflitto di interesse e di incompetenza che, per carità, i grillini stanno offrendo alla nostra pubblica opinione. Dopodiché, vedremo sul merito. I grillini per ora non hanno governato alcuna grande città in Italia. Sono una grande famiglia. Ci mancherebbe. Le piccole città che governano stanno offrendo moltissimi casi di cattiva amministrazione. Su questo il Partito Democratico, che sta rinnovando la sua organizzazione, azzerata, poi ne parleremo, eccetera, eccetera, farà una battaglia non solo di idee ma anche di risultati. Non avendo fatto nessuno sconto ai propri membri, parlo del Partito Democratico, che a Roma sono stati toccati da inchieste molto pesanti. Per concludersi col sindaco Marino, poi ne parleremo, però non appena il sindaco della capitale è stato sfiorato da un'ipotesi di peculato, io mi auguro che ne esca pulito, però, noi abbiamo chiesto... Scusi Romano, io le faccio passare tutto. È notorio che il PD non aspettava altro che questo. Quando Marino ha detto, se non trovavano sta roba delle ricevute, mi mettevano la cocaina in tasca. Questo l'ha detto Marino ed è stato no, ha detto Marino, appunto, per dimostrare cosa pensava Marino. È stata una battuta molto infelice, capisco l'amarezza di Marino, ma è stata quella una battuta molto infelice. Noi abbiamo sostenuto Marino fino a un minuto prima che uscisse questa vicenda. Sì, fino a un minuto prima che uscisse Mafia Capitale. Lo dico per amore di verità. C'è un ampio deposito di casi interessanti nelle loro amministrazioni, su questo chiameremo gli italiani a valutare. Capito Di Battista, l'ultima volta che l'ho visto in televisione, disse che le amministrazioni grilline non si pagava la TASI nei comuni dove amministra Grillini, che non è cosa vera notoriamente. So che tra però lei oggi assisteremo a nuove Di Battista corre buonissimo sangue, sono contento. No, ma per carità. Però voglio dire, stasera, la volta prossima sicuramente parleremo di Livorno. Parliamo di Roma. Poi a Pomezia tra un paio di settimane. Però siamo su Roma. Di Battista, allora, buonasera intanto. Cosa pensate di dover fare per sfruttare questo vantaggio che avete indubbiamente, come sempre ha il più forte movimento dell'opposizione quando chi governa fa bancarotta politica? Buonasera a lei Mentana, buonasera a tutti i suoi ospiti. Qua l'occasione non è per il Movimento 5 Stelle, io ritengo da romano che l'occasione sia appunto per i romani, non è che stiamo sfruttando un'occasione in quanto opposizione, perché come lei ricorda spesso altre forze politiche di opposizione all'interno del Campidoglio sono risultate immischiate in questa vergognosa vicenda di Mafia Capitale. Noi chiediamo molto tranquillamente ai cittadini romani, ma ai cittadini in generale, in Sicilia quando si andrà al voto, in Italia quando andremo al voto, di mettere alla prova il Movimento 5 Stelle. Spesso si fa l'accusa, non basta l'onestà, evidentemente l'onestà è la condizione necessaria ma non sufficiente. Vorrei soltanto ricordare che coloro che hanno amministrato Roma, oltre ad essere stati spesso disonesti, certamente non tutti, ma spesso disonesti, sono stati anche incapaci, perché il problema di Roma non è esclusivamente Mafia Capitale, che ricordo sempre agli esponenti del Partito Democratico smemorati, che è una vicenda che li riguarda, e pulizia nel Partito Democratico l'hanno fatta i carabinieri, non l'avete fatta voi e vi dovreste vergognare, perché siete riusciti appunto a sporcarvi le mani con una quinta organizzazione criminale in Italia, vi dovreste davvero vergognare. E neanche più loro credono al loro balle. Adesso assisteremo a due politiche, due strategie da parte del Partito Democratico. La prima, tentare di dire che dove amministriamo non sappiamo amministrare bene, tirando fuori qualsiasi cosa, insomma, domandatevi perché a Livorno, se dopo 70 anni hanno lasciato i partiti centrosinistra, evidentemente i disastri li hanno fatti loro. La seconda invece cercheranno di smarcarsi da Marino, cercando di far credere che Marino e il Partito Democratico non abbiano nulla a che fare. Come ricordava lei Mentana, Marino è stato scelto da uno dei boss, diciamo, politici del Partito Democratico di Roma, Bettini, è stato difeso fin quando occorreva difenderlo, ovvero quando si temeva che il Movimento 5 Stelle vincesse le elezioni. Oggi probabilmente tenteranno di fare la stessa cosa, di prolungare l'attesa prima che i romani possano votare. Noi chiediamo ai romani di valutare la squadra di governo, valutare le nostre proposte soprattutto in termini di pulizia, e non parliamo soltanto delle strade, perché noi siamo convinti che studiando le delibere e le determine negli ultimi bilanci degli ultimi 20 anni nel Comune di Roma troveremo delle sporcizie uguali alle stesse sporcizie che trovano i cittadini romani per le strade della capitale. E questo faremo chiarezza, perché l'onestà non è la condizione sufficiente, ma è una condizione necessaria. E vuoi fare domande tu, Paolo? Direttore, la squadra,
Sì, Di Battista ha parlato di squadra. Ecco, ora non per fare la solita domanda anche un po' scontata. Lei si è chiamato fuori, però la squadra come la selezionate? Da dove esce fuori e quali sono i tempi? Perché poi se è vero che si andrà al voto nella prossima primavera, sicuramente prima dell'estate, come fate e ci spiega i passaggi? Io vorrei prima dire che non è che mi sono tirato fuori, chissà, noi vogliamo amministrare Roma e siamo convinti di riuscirci. Io credo, Mentana, se lei ci pensa, il sindaco di Roma sotto il Giubileo sarebbe anche un ruolo estremamente prestigioso, perché se viene un capo di Stato a Roma, chi incontra? Incontra il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Papa e il sindaco di Roma. Quindi sarebbe davvero una poltrona, ragionando con le categorie della vecchia politica, estremamente prestigiosa. Noi riteniamo, io ritengo, che non valga neanche il prestigio di questa poltrona la rottura di un rapporto fiduciario, di fiducia, che io ho firmato e controfirmato con i cittadini al di fuori del Parlamento, che non sono elettori, sono cittadini al di fuori delle istituzioni. Però ci ha pensato, questo aspetto. Vince le primarie per fare il sindaco? Ma io non sarò mai all'interno delle primarie. Dicono. Però, ripeto, i salvatori della patria, pseudotali, li abbiamo avuti a Roma, e si chiamano Veltroni, Alemanno, Marino, e abbiamo visto i risultati. È tempo che i romani votino un programma. E soprattutto, come diceva lei, Celata, una squadra di governo, perché Roma non la salva un'unica persona, ma una squadra di assessori che noi presenteremo, di nomi competenti, onesti, di persone che hanno dei curricula evidentemente validi, perché Roma è probabilmente, l'amministrazione di Roma è probabilmente oggi, amministrare Roma è forse più complicato che fare il Presidente del Consiglio e essere Sindaco di Roma, per cui c'è bisogno di una squadra che sappia andare avanti, che sappia anche pestare piedi importanti, perché il problema di Roma sono anche molti funzionari e molti dirigenti. Invito i romani a stare tranquilli, a capire che noi non vogliamo bloccare la città e bloccare e fermare tutto, vogliamo soltanto un po' di trasparenza, un po' di onestà, vogliamo fatica sprecata. È già bloccata di suo. Quello che le voglio chiedere, Di Battista, però, le voglio chiedere una cosa. Sui nomi deciderete voi, sono fatti vostri, francamente, è come quelli che dicono al Papa come la Chiesa si deve comportare sulle cose. Ognuno, i partiti facciano quello che vogliono, i movimenti facciano quello che vogliono. Però una cosa che invece riguarda la sostanza e che anche Maggi chiedeva, ma rispetto ai problemi reali, ad esempio, l'ATAC va fatta fallire? L'AMA va fatta fallire? Farmacie comunali, tutto, ecco, che cosa fa? Perché lì non è che si può dire ci rivolgiamo al web, dovete avere una linea voi. Io sono molto contento. I 12.000 dipendenti, certo. L'ATAC e le altre migliaia di AMA. Io sono molto contento che si possa parlare di temi, anche perché, ripeto, si deve votare un programma. Io da cittadino romano ho avuto la netta impressione che queste aziende municipalizzate, tra l'altro ATAC è tecnicamente già fallita, siano state portate al collasso con un evidente scopo politico, quello appunto di distruggere il pubblico, in realtà è stato spolpato, per far credere che il pubblico non funzioni. Ecco, il Movimento 5 Stelle ritiene che la gestione della Mondezza, che i trasporti debbano restare pubblici, ma evidentemente occorrono dirigenti di un certo tipo che non compiano degli atti di malaffare all'interno e anche dei dipendenti che capiscano che in questo momento drammatico per la città, come è un esempio il sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle, si taglierà lo stipendio, è opportuno che tutti i dipendenti di queste aziende municipalizzate lavorino un po' di più, perché questa città è una situazione talmente drammatica che ognuno, ogni romano deve fare qualcosa in più per portarla alla normalità, e noi vogliamo portarla alla normalità. Una cosa volevo dire, perché Mentana, noi oggi siamo in una cena di autofinanziamento. Italia 5 Stelle non l'abbiamo finanziata raccogliendo oltre 400.000 euro grazie a 12.000 donatori, ognuno ha dato 30 euro. Questo è l'esempio grande di pulizia che ha il Movimento 5 Stelle. Nel momento in cui noi riusciremo ad amministrare Roma, dipenderà dagli elettori, l'amministreremo senza nessun boss del cemento, boss di Mafia Capitale o lobbista vario che ci ha dato quattrini, e quindi noi non dovremo mai dire sì signore a coloro che ci hanno finanziato le campagne elettorali. È questa l'enorme differenza. Se nessuno ci dà soldi, o meglio se i soldi ce li danno migliaia di cittadini, avremo un unico datore di lavoro, il popolo italiano e i cittadini romani. No, vedi che sennò siamo... è un po'. Vedo che c'è anche un pubblico... Perché allora i 5 Stelle non hanno votato al Senato il nuovo codice degli appalti che prevede, per esempio, che le aziende che vogliono partecipare alle gare pubbliche debbano dichiarare se hanno avuto finanziamenti privati? Loro sono stati l'unica forza politica che si è astenuta e quindi ha votato contro un codice degli appalti che impedirà concretamente
casi come quelli che abbiamo visto in Mafia Capitale. Cioè, il Movimento 5 Stelle, quando si tratta in Parlamento di approvare o non approvare leggi... Lo spieghi bene, c'era il codice degli appalti da votare. Nel codice degli appalti si diceva... È passato al Senato e ora è in discussione, sarà in discussione alla Camera. Tra le tante misure innovative di questo codice degli appalti c'è intanto un potere molto maggiore per l'autorità contro la corruzione guidata da Cantone. E poi, tra l'altro, anche il fatto che le aziende che vogliono partecipare agli appalti debbano dichiarare per legge se hanno avuto finanziamenti, se hanno dato finanziamenti alla politica. I 5 Stelle che si riempiono... astenuti. Al Senato questo vuol dire voto contro. Hanno votato contro una misura che limita concretamente la corruzione. No, chiarissimo, è stato chiarissimo. Di Battista, ha sentito bene, lei è parlamentare eletto alla Camera. Sì, ma Mentana, devo andare però... Prego. Deve andare. Prima volevo dire che i renziani, magari ancora di più gli ultimi convertiti al renzismo che mandano in televisione a fare il lavoro sporco, dovrebbero ben sapere che c'è un'enorme differenza tra i titoli di Battista, forse legge poco, io scrivo Renzi nel 2008, diciamo, guardi, anche quindi c'è un'enorme differenza, se no così facciamo il dibattito. No, prego. Volevo solo dire che c'è un'enorme differenza tra il titolo delle leggi che appunto portano i renziani in Parlamento e il contenuto. È un pochino come le istruzioni degli aspirapolveri, dove c'è scritto che le puoi ridare indietro quando vuoi, ma poi invece se le ridi indietro devi pagare penali 3.000 euro. Così è sulla legge, per esempio, anticorruzione, che in realtà non punisce i veri corrotti, sì, i colletti bianchi. Così è la buona scuola, che in realtà è una sostanziale privatizzazione della scuola. Perché non avete votato il nuovo codice degli appalti? È sempre la stessa storia, non vi fidate. Io rispondo perché non avete votato il nuovo codice degli appalti. Non vi fidate. Non vi fidate di coloro che l'altro ieri, oggi, parlano di pulizia e l'altro ieri sono spartiti 45 milioni di soldi nostri, vergognatevi. Soldi nostri che potevano andare alle forze di polizia, al dissesto idrogeologico, e ve li siete ritenuti voi. Voi non avete nessuna credibilità, avete fallito a Roma e avete fallito in Italia. La credibilità ce l'hanno i cittadini italiani che pagano le tasse, c'è la gente che sta dietro, che deve resistere a Equitalia. Io non rispondo a delle persone Mentana che tradiscono, persone che mentono e persone che dicono che hanno abolito il finanziamento pubblico ai partiti e l'altro ieri si sono intascati 45 milioni di euro. Queste sono persone false, lo dico ai cittadini italiani. Occhio, perché mentono con il sorriso, sono i peggiori, mentono con il sorriso. Ma almeno il sorriso. Sorridiamo. Non ha risposto. Va bene, grazie Di Battista, che ho capito che deve andare. Grazie a voi. C'è un problema di incomunicabilità. No, gli ho fatto una domanda. No, ha risposto. Ma guardi che i telespettatori ascoltano tutte e due e si fanno la loro opinione. Peraltro, voglio ricordare a me stesso, a lei, a Di Battista, agli ospiti e ai telespettatori, che adesso arriva alla Camera quel provvedimento, il codice degli appalti, e vedremo e ascolteremo idea. Il comportamento di tutti i gruppi. Il Movimento 5 Stelle i soldi non li può prendere perché è uno straccio di statuto e non ha mai presentato un bilancio. L'unico partito che non ha depositato un documento a supporto del bilancio del 2013, il Movimento 5 Stelle. Togliete, date indietro, faccio un assegno postdatato di 48 milioni di euro, noi l'abbiamo fatto di 42 milioni, in un momento così ridate i soldi. Noi l'abbiamo fatto di 42 milioni. Non hanno restituito il finanziamento pubblico al partito, perché l'unico che l'ha fatto sono stato io, insieme al collega del Piemonte, nel 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico perché non hanno uno statuto democratico. Quindi è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno restituiti. 42 milioni, quell'assegnone stupendo che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Finto, che roba è? È finto. Come è finto? È finto. È finto, è un assegno di cartone. E sottolineo che il Movimento 5 Stelle non rinuncia al finanziamento ai partiti, non ne ha diritto, perché la legge prevede che possono avere il finanziamento i partiti che, in accordo con la Costituzione, abbiano uno statuto democratico. Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha, per cui rinuncia a una cosa che non potrebbe avere. Sarebbe come se rinunciasse alla pensione di reduce della Prima Guerra Mondiale. Non ho diritto. I 5 Stelle sono un blef totale. Su 8.047 comuni italiani i 5 Stelle ne malgovernano solo 16.